Dopo 3 giornate di Serie A, nessuna squadra a punteggio pieno. Non accadeva da 12 anni. Un anno fa il Napoli vinse le prime 8 partite di campionato. Ora, dopo soli 270 minuti, le cosiddette big hanno tutte perso punti per la strada. L'ultima volta che si verificò un fatto così particolare risale alla stagione 2010-11. All'epoca al comando, dopo 3 giornate, c'era una coppia inedita, Cesena e Inter con 7 punti. Mentre adesso, per usare una terminologia tanto cara al telecronista Piccinini, è in caso di parlare di grande ammucchiata, visto che al comando con 7 punti ci sono 6 squadre: Napoli, Roma, Lazio, Milan, Torino e Atalanta. Le partite della domenica valide per la terza giornata del massimo campionato di calcio, riflettori puntati sullo stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida Fiorentina-Napoli, che delude le attese a livello di spettacolo e gol. Finisce quindi 0-0. Complimenti alla Viola che riesce comunque a tenere botta nonostante la stanchezza per il difficile impegno di giovedì in Olanda. Polemiche e tensioni al Franchi. Spalletti durante il match è finito faccia a faccia con un tifoso della Fiorentina che lo insultava. A fine partita il tecnico del Napoli dichiara: insulti continui, che maleducazione, hanno dei bambini vicino e continuano a tirare in ballo mia mamma. Le altre gare che hanno completato lo spezzatino di campionato iniziato venerdì: Atalanta-Corsara-Verona-Controllellas. Poker della Salernitana alla Recchi che strapazza una Sampdoria assolutamente inguardabile. Nemmeno il tempo di riordinare le idee, martedì 30 agosto si torna in campo con i primi match validi per il primo turno infrasettimanale di quest'anomala stagione caratterizzata dal Mondiale in inverno.